cedo la parola a Asia di Extinction Rebellion. Ok, ciao, io appunto sono Asia di Extinction Rebellion, è un movimento che agisce tramite disobbedienza civile e quindi infrangiamo deliberatamente la legge e questo, come può essere prevedibile, poi abbiamo delle conseguenze e a quanto abbiamo sperimentato anche della repressione. E nel tempo che ho a disposizione vorrei parlare un po', insomma, di quello che è stata la nostra esperienza, la mia esperienza. E anche collegarmi con gli interventi precedenti. È emerso che movimenti e associazioni che manifestino in maniera convenzionale o meno vengono criminalizzati. Askatasuna, il Comitato Acqua, Ultima Generazione. Quello che è successo a noi è che da luglio ad oggi abbiamo ricevuto 15 fogli di via e 34 denunce. Per mesi abbiamo fatto azioni dirette nei confronti della Regione Piemonte, che ha una giunta che nega, minimizza la crisi ecoclimatica e nei confronti della finanza fossile, che in un certo senso possiamo dire alimenti questa crisi ecoclimatica. E azioni radicalmente non violente sono state fatte quindi nei punti di potere politico, la Regione Piemonte, Piazza Castello, Palazzo Lascaris o il Commissariato dell'Ambiente, e altre invece nella sede del potere economico, il grattacielo di Intesa San Paolo. Ad esempio, il 25 luglio due ragazze sono salite sul balcone del presidente della regione e si sono attaccate con un lucchetto, avevano uno striscione. Benvenute nella crisi climatica, siccità è solo l'inizio. È stata sicuramente un'azione eclatante e dirompente, che aveva il fine di denunciare una regione che non sta agendo. La siccità del 2022 è stata una delle più gravi mai registrate. E ha messo in ginocchio l'intera produzione agricola della nazione. E ci sono state miliardi di perdite per quanto riguarda la produzione di olio, mais, grano e riso e quasi il 70% della frutta. La siccità non è stato un fenomeno passeggero e la crisi climatica non è un fenomeno passeggero. Al di là di questo, quella giornata dopo 6 ore di azione sotto il sole cocente di luglio, c'erano una ventina di persone che erano in piazza, che stavano dando volantini, parlavano con i giornalisti, facevano delle foto. Quella giornata si è conclusa con 15 fogli di via e con 21 denunce, per manifestazione non autorizzata, per invasione di edifici e di terreni e per concorso. Di quelle 21 persone, due erano una passante e una videomaker, che nulla hanno a che fare con il movimento. Quindi tutte le persone che formalmente non avevano una residenza nella città di Torino sono state considerate soggetto pericoloso per la città di Torino. E questo perché le persone hanno manifestato l'inconsistenza del potere verso chi è in quel palazzo e quindi la Regione Piemonte. Certo, chi entra in azione è pienamente consapevole che ci possano essere delle conseguenze. Ma le questure in questi mesi hanno dimostrato e hanno risposto in maniera non commisurata. Come diceva prima la professoressa Agostino, la sorveglianza speciale e i fogli di via sono degli strumenti giuridici che erano stati pensati, eredità del fascismo, per contrastare le mafie. Ci siamo accorte e accorti che sono usati impropriamente verso chi manifesta in maniera pacifica e non violenta. Con questo discorso qua mi viene anche in mente le perquisizioni che hanno subito le attiviste e gli attivisti di Fridays for Future Milano all'alba, oppure appunto alla proposta di sorveglianza speciale per Simone. Penso anche alla mia mattina del 7 dicembre, in cui io stavo recandomi ad un'azione di Extinction Rebellion nei pressi del grattacielo Intesa San Paolo, un'azione che poi non si è neanche poi svolta. E, siamo state seguite, fermate e identificate. E la mattinata si è conclusa con 13 denunce, di cui 7, tra cui la mia per possesso d'armi. Ora, io faccio parte di un movimento non violento e vengo denunciata per possesso d'armi. A me qualcosa non torna. Le cose che poi ci hanno sequestrato sono state pentole, cucchiai, colori, dei volantini e i tre estintori, che sono poi appunto stati definiti come armi. Quindi cosa voglio dire? Io voglio dire che sono molto arrabbiata. Perché queste denunce sono estremamente preventive,
Per quanto mi riguarda, perché l'azione che abbiamo pensato non si è poi effettivamente svolta per i fatti del 25 luglio, perché le persone stavano distribuendo volantini e facendo delle foto. Voglio dire che una decina di giorni fa io sono tornata da Lützerath in Germania e in quella occasione lì sia Unicredit Banca che Intesa San Paolo hanno delle azioni nell'azienda che insomma è a capo dell'espansione della miniera. Voglio dire anche che sono molto arrabbiata e incazzata perché queste nostre esperienze mostrano che noi che stiamo lottando per un mondo possibile futuro è considerato e considerato criminale e assolutamente pericoloso. L'obiettivo che io vedo è quello di criminalizzarci e di isolarci. Quindi vorrei che questa sera produca ancora più rabbia, ancora più forza, ancora più coraggio, perché libertà per me è non stare zitte. Grazie.